Buongiorno a tutti. Oggi cuciniamo un altro risotto, anche questo dal sapore delicato, il risotto alla zucca. Ci vuole un certo tempo per prepararlo, quindi cominciate un'ora, se non un'ora e mezza prima del pranzo almeno, perché la zucca va preparata e poi ha bisogno di un bel po' di tempo per cuocere. Per il resto vi consiglio alla fine di spolverarlo con della ricotta salata grattugiata, se ce l'avete, se non ce l'avete andate a comprarla, perché la zucca ha un sapore un po' dolciastro, con la ricotta salata è veramente la morte sua. Iniziamo subito, vi mostro gli ingredienti e poi dopo cominciamo a cucinare. A tra poco! Eccoci qui, vi mostro subito gli ingredienti di cui abbiamo bisogno. In realtà è semplicissimo, abbiamo bisogno ovviamente di una bella zucca. Ho preso una Hokkaido che ho trovato sul mercato ed era bella, per cui siamo a posto. Ovviamente il riso per i risotti, abbiamo sempre il nostro riso francese, ancora dall'ultima volta. Il brodo, abbiamo sempre i dadi biologici tedeschi, un paio di cipolle. Olio extravergine, sale in quanto basta, il burro per mantecare alla fine e direi che è tutto. Se ci viene in mente qualcos'altro ve lo dico dopo. Vi faccio vedere la solita panoramica e cominciamo subito a preparare la zucca. Allora ragazzi, preparare la zucca è un po' una rottura di scatole perché è molto dura la scorza. E è dura anche da aprire. Si può, volendo, tagliarla a pezzi, tenere la scorza e metterla in forno per 10 minuti. La scorza si stacca da sola, oppure si può semplicemente lasciare anche durante la cottura per il risotto, oppure si può togliere a mano con il coltello. Quello che farò io è un misto tra toglierla con il coltello e lasciarla, ok? Un po' mi piace avercela, ma un po' anche no. Allora la tagliamo a metà e poi la tagliamo a cubi, a pezzi non troppo piccoli, perché vogliamo comunque che ci siano i pezzi nel risotto. Allora, qui ci vuole un po' di tempo, ma guardiamo dentro, perfetta, togliete i semi. Ah, vedete, mi sono dimenticato. Togliete i semi, mettete gli scarti in una ciotola, togliete i semi ovviamente della zucca. Questa addirittura c'ha i germogli dentro. Ma che roba! C'ha i semi dentro che stanno germogliando. Qui bisogna fare presto, se no mi viene la pianta di zucca, eh? Meraviglioso! La zucca per fortuna è ancora buona perché i germogli non se la sono ancora mangiata. Ma è fantastico. Quindi è chiaro perché siamo in primavera, le zucche vengono in autunno, capirai. Chissà quanto tempo era lì nel mercato. Comunque mi sembra una buona zucca, non c'è nessun problema. So, ecco qua, abbiamo la zucca pulita. Tutti quanti le becche, come si diceva in qualche regione italiana, oppure insomma l'interiora della zucca da buttare via e possiamo metterci a tagliarla a pezzi. Adesso pulisco un attimo e vi faccio vedere tra poco come quello che intendo. Va bene? Ok, a tra poco. Perfetto. Allora, adesso la tagliamo a pezzi, non troppo piccoli. Nel frattempo vi possiamo un po' raccontare qualche cosa. Allora, parlerei quest'oggi ancora un pochettino del Covid. Allora, intanto a seconda dei vostri gusti, togliete prima la buccia oppure la spezzate a pezzi, insomma, ve l'ho detto. Io tolgo un po' di buccia, faccio un po' di pezzi, un po' un mix, perché mi piace anche che alcuni pezzi abbiano la zucca. Allora, questo Covid, perché in realtà abbiamo sempre un po' parlato, ma non tantissimo. Che cosa vogliamo fare?
Allora, io ragazzi ci penso abbastanza e devo dirvi la verità, sono abbastanza. Tanto le metto qui nello scolapasta che è qua sotto. Ci penso abbastanza e ho realizzato una cosa che francamente mi mette un po' a disagio. Cioè, allora, facciamo un attimo un paio di conti. Per esempio, la vaccinazione. Allora, sono un paio di mesi, siamo a fine febbraio adesso, 2021, sono un paio di mesi che sono iniziate le vaccinazioni in giro per il mondo. Allora, se facciamo un paio di esempi, un paio di paesi del mondo, diciamo l'Italia e la Francia, giusto due paesi a caso, più o meno in questi 2 mesi hanno fatto ognuna di loro un paio di milioni di vaccinazioni. Ricordatevi anche che c'è da fare due giri, cioè nel senso due punture per essere vaccinati, ok? Allora, 2 milioni di persone, diciamo, hanno fatto più o meno a grosso modo il primo vaccino, la prima dose, in 2 mesi. Questo vuol dire 1 milione, diciamo anche, facciamo essere generosi. Facciamo che poi quando saremo a regime, a parte che 2 mesi per entrare a regime, 1,5 milioni di persone al mese, forse. Quanti mesi ci vogliono per fare la popolazione dell'Italia? Allora l'Italia ha 60, un po' di più, milioni di abitanti, la Francia anche simile. Ci vogliono 30 mesi, ragazzi. No, che cosa sto dicendo? 60 mesi. 60 mesi. Allora, in realtà ho controllato a posteriori, sono circa 4 milioni di persone vaccinate con la prima dose e 1,5 milioni con la seconda dose negli ultimi 2 mesi, sia in Francia che in Italia. Quindi i numeri sono più o meno comunque quelli, sono 30 mesi per la prima dose e per la seconda dovrebbero essere 30 mesi più uno, che fa più o meno 2 anni e mezzo. Comunque il discorso vale sempre. O qui ci si sbriga un po' di più e si trova qualche altra soluzione a questi vaccini, qualche altro vaccino, Due o tre. 2 anni per vaccinare tutti. Ora, nel frattempo, il virus, altro che variante British e variante sudafricana e brasiliana, whatever. Cavolo, voi sapete quante varianti vengono fuori? Può anche darsi che qualcuna di queste varianti poi se ne strafreghi di questo vaccino. Quindi bisogna un po' velocizzarsi, perché se no ci portiamo avanti questo benedetto Covid per ancora. Cioè, nel senso, voglio dire, ci sono diversi modi per sbarazzarsi di questo Covid, oppure per non preoccuparsene più, giusto? Tutti vaccinati, eccetera, eccetera, oppure prima o poi tutti quanti hanno gli anticorpi, sia esso perché sono vaccinati, oppure sia esso perché se lo sono preso, in un modo o nell'altro, gli anticorpi poi più o meno quella gente ce l'ha. Ecco, vogliamo aiutare questi anticorpi a formarsi con il vaccino, ma non li stiamo aiutando per niente, ragazzi. Alla fine, probabilmente c'è più gente che ce lo ha già avuto e quindi agli anticorpi senza neanche saperlo, che non altro. È incredibile. Ok, ho tagliato, vi faccio vedere cosa intendo per pezzi grandi. Questa è la mia mano, vedete un po' le proporzioni. Adesso passiamo alla cipolla, come al solito. Quindi stavamo raccontandoci del Covid. Io sono molto preoccupato, francamente non so quando riusciremo ad uscirne. Bisogna che cioè, questo non ve lo dice nessuno perché ovviamente se no ci deprimiamo tutti quanti ancora più di quanto siamo depressi. Ma se devo dirvi la verità, io non la vedo bene per niente, cioè è inutile. Quanto tempo durerà ancora? E purtroppo, secondo me, dovremo portarcelo avanti ancora per un po' di tempo, un bel po' di tempo. E allora cosa vi dico? Secondo me, visto che comunque dobbiamo conviverci con questo benedetto Covid, io sono dell'opinione che dobbiamo un po', bisognerebbe un po' veramente fare delle
dei provvedimenti a livello completamente europeo, perché intanto geograficamente siamo un unico continente, per cui non è che il virus conosce le frontiere, mica si ferma lì, lui va dove cavolo gli pare. Per cui se avessimo delle regole a livello europeo, sarebbe un po' meglio. Per esempio, o meno delle regole che non cambiano in 5 minuti, le famose frontiere, adesso lo dico molto egoisticamente, io con questa cosa che le frontiere ogni volta sono aperte, sono chiuse, non si sa, tanto mettiamo le cose nella nostra bella padella, non si sa, eccetera, eccetera, divento pazzo, non posso andare a visitare le persone che vorrei visitare, che sia in Germania, in Italia, è una roba impossibile. Quindi, per favore, chi di dovere, chiunque voi siate, mettetevi tutto quanto d'accordo, facciamo che siamo un'Europa veramente. Perché... Ok, andiamo avanti. Ho preparato qua il mio brodo, adesso lo accenderemo. Preparo il soffritto, metterò l'olio, anzi lo mettiamo subito. E andiamo avanti tra un momento, ok? Ok, qui abbiamo il nostro solito soffritto, dal quale poi andrò a mettere la zucca direttamente per farla cuocere un po'. Stavamo dicendo ancora di questo benedetto Covid e della vaccinazione. Quindi io sono non vedo l'ora che ci siano altri tipi di vaccinazione. Nel frattempo ho letto infatti un po' in giro e ci potrebbe essere anche la possibilità di fare qualche vaccinazione in pillole. Allora, quello lì sarebbe veramente l'ideale, perché così la puoi prendere quando ti pare. Anche perché, siccome ci sono le varianti, ragazzi, alla fine diventerà come l'influenza, che ogni anno bisogna fare una vaccinazione nuova per la nuova variante che arriva quell'anno lì. Lo sappiamo benissimo che non è da prendere sotto gamba e non è alla stregua di un'influenza, però il concetto di vaccinazione diventerà più o meno lo stesso, secondo me. Poi io non sono né medico né biologo, né genetista, niente, quindi non è che sono un esperto, ma questo è soltanto la mia sensazione a leggere. Qui c'è un profumino di soffritto che i vicini di casa fra un po' busseranno alla mia porta chiedendo: per favore, fammi sapere la ricetta, oppure invitami a pranzo. Magari qui c'è una solitudine, come al solito. Aggiungo la zucca, ok? Come vedete, alcuni pezzi hanno un po' di buccia, altri hanno tutta la buccia, la maggior parte non ce l'ha. L'aggiungo e poi la faccio cuocere per un bel po' di tempo finché non diventa morbida, e quindi, ragazzi, ci vorrà un bel po' di tempo. Alcuni pezzi si scioglieranno di più, quelli più piccoli, altri un po' di meno. Così alla fine avremo una specie di miscuglio di pezzi un po' più duri, croccanti, pezzi morbidi, crema di zucca, tutto quanto insieme nello stesso piatto, che secondo me dà un piccolo extra al sapore. Allora, io l'ho messa tutta la zucca. Dipende ovviamente, vi consiglio di metterla tutta, tanto perché sennò con l'altra metà della zucca, beh, ci potete fare una vellutata, qualcosa, ma comunque dipende un po' dai vostri gusti. Poi, se è troppa per il vostro risotto, perché magari ne fate poco, quando è cotta la togliete ed è buonissima anche così, a dire la verità, è come se fosse una verdura cotta alla fine. Dunque, qui ci vorrà un bel po' di tempo. Dopo magari vi scrivo anche quanto tempo mi ci è voluto, vediamo. È mezzogiorno e 20, vediamo dopo che ore saranno. Stay tuned e nel frattempo mangiatevi un aperitivo. Olive, quello che vi piace di più. Qui c'è la zucca, sono passati 20 minuti. Sono passati 20 minuti, ne ho tolta anche un po' per poter l'ho messa da parte, perché per il mio riso per da solo era veramente troppa. E adesso ho aggiunto anche un po' di brodo di tanto in tanto per aiutarla a cuocere. Adesso possiamo aggiungere il riso, come al solito la regola della nonna, 3 pugni per persona, questa volta non esagero come l'ultima volta, perché
Eppia, e i miei pugni sono grandi e poi ho mangiato riso per non so quanto tempo. Allora, questi sono 4, facciamo 4 e mezzo per me. E non voglio esagerare, se no mi dura chissà quanto tempo. E poi proseguiamo. Forse già ce l'ho lasciata fin troppa, probabilmente. Ma io direi che 4 e mezzo, alla fine ce ne aggiungo un altro. Questo è quello che rimane. Ricordatevi che ne avevo già usato un bel po', un terzo di parte. Probabilmente così siamo a posto. E poi proseguiamo come per un risotto, solo che normale, quindi si fa imbiondire il riso, poi si aggiunge il brodo di tanto in tanto, solo che abbiamo anche già la zucca lì dentro. La zucca, voi sapete che mi piace molto fare questo, la zucca si scioglierà un po' di più, quindi è meglio ovviamente non aspettare che sia completamente cotta, perché ci vuole ancora il tempo per il riso. Aggiungiamo il brodo. Come voi vi ricorderete, sul bordo, il brodo tenuto in caldo sul lato fornello al minimo, e sul bordo in modo che praticamente vada sotto al riso da solo, senza dover impazzire. Comunque poi gli diamo una girata lo stesso, ma non è che sia proprio tragica la cosa. E il tempo che si cuoce il risotto. Ho anche un guanto bellissimo. A dopo. Ok ragazzi, sono passati un'altra ventina o 30 minuti e il risotto è pronto. Spegniamo. Lo possiamo impiattare a nostro gradimento. Ho detto non esageravo, però alla fine gli ho fatto tanto lo stesso. Comunque pensavo di aver messo dei pugni un po' più piccoli, ma in realtà sì, sono un po' più piccoli. Un po' di meno l'ho fatto, ma comunque è buonissimo comunque, ragazzi. C'è un profumo anche oggi qui che è la fine del mondo. Lo potete mantecare con un po' di burro, come al solito, e se volete ci mettete una spolverata di ricotta salata sopra, oppure anche del vostro formaggio grattugiato preferito, quello che volete. Secondo me la ricotta salata è la morte sua. Come sempre, eccoci qua alla fine del nostro video. Questa volta vi saluto con nel vecchio modo che in cui facevo qualche anno fa. Fatemi sapere, opla, è tutto storto. Fatemi sapere se la ricetta vi è piaciuta, come vi viene, se avete dei suggerimenti. Provate la ricotta salata e da Vilma De Angelis è tutto. Buon appetito!